Buongiorno, oggi 18 febbraio del 2021, seduta del Consiglio della terza circoscrizione in videoconferenza, registrato nel sito Webmaster e visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottoressa Calderone, possiamo predisporre all'appello. Buongiorno, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 18 febbraio, ore 9:24. Allora, Sant'Angelo, Presente. Ulemi, Presente. Adelfio, Presente. Bruschetta. Bruschetta è presente, ma vabbè, ora appena ti ricollega perché ci abbiamo disattivato il microfono. Ilardi, Presente. Prester, Presente. Quartararo, Presente. Rappa, Assente. Tarantino Presente. e Terranova. Presente. Momentaneamente siete presenti in otto, se c'è Bruschetta, perché io lo sentivo poco fa collegato. No, credo che sia collegato. Bruschetta è collegato, ma è il microfono disattivato. Sì, scusate, Quindi... era al telefono. Ah, Sì, prego, prego. siete presenti in nove. Presente, Benissimo. Il numero legale c'è, il Presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Sì, grazie, dottoressa Calderone. Sì, predisponiamo gli scrutatori. Consigliere Bruschetta, consigliere Adelfio e Ilardi. Va bene. Dottoressa Calderone, possiamo leggere se ci sono le richieste dei consiglieri? No, non ci sono richieste di Allora passiamo al consiglieri. secondo punto dell'ordine del giorno, leggendo il verbale della seduta precedente e per l'approvazione. Allora, il verbale della seduta precedente è quello del 16 febbraio 2021. L'anno Perfetto. 2021, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legge numero 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'Assessorato delle Autonomie Locali in Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020, del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso di convocazione protocollo 100-916 dell'11/2/2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine. Presiede la seduta il Presidente Sant'Angelo, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale il collaboratore Giuseppe Sarrica. Il Presidente alle 9:26 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Prester, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 10 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Prester e Quartararo. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al punto primo dell'ODG, ovvero comunicazione al Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per il successivo inoltro alle aziende competenti. Richiesta e rimozione e rifiuti ingombranti in via Paolo Emiliano Giudici, angolo con via Mortillaro, a firma della consigliera Rappa. Richiesta e rimozione e rifiuti RSU in via Antonio Gramsci, a firma del consigliere Terranova. Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla questione del decentramento, ovvero comunica che finalmente si è insediato il commissario che ha dato il termine di 7 giorni a partire da oggi al Consiglio Comunale per approvare la modifica del regolamento sul decentramento al fine di assegnare le competenze e i poteri decisionali per una maggiore autonomia delle circoscrizioni. I Presidenti di circoscrizione hanno avuto diverse riunioni per portare avanti questo percorso che impone al Consiglio Comunale di esprimersi su questo parere.
la modifica del regolamento sul decentramento è stata messa all'ordine del giorno, ma il Consiglio Comunale non l'ha mai trattato. Oggi c'è un incontro con l'assessore che ha il compito di porre in essere tutti gli atti necessari affinché si avvii il decentramento. A suo avviso non c'è stata la volontà politica, ma le circoscrizioni devono insistere perché la delega dei poteri potrebbe migliorare i servizi primari. Si spera di riuscire perché è un traguardo importante che potrebbe designare un nuovo percorso. Chiede e ottiene la parola il consigliere Quartararo, che evidenzia che sul decentramento si è assistito ad un immobilismo da parte di tutti i soggetti interessati. Infatti anche da parte degli enti locali e regionali c'è stato un immobilismo della politica. L'avvio del decentramento sarà il volano che darà un input nuovo alle circoscrizioni e servirà a dare risposte risolutive ai problemi del territorio. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Gulemi, che specifica che si tratta di un decentramento parziale, in quanto le materie delegate riguardano lo sport, la cultura e il bilancio. Non tutto quindi, ma è certamente un inizio. Il vero decentramento dovrebbe coinvolgere tutte le materie. Solo così si potrà dare un valore aggiunto alla qualità della vita dei cittadini. Il presidente afferma che, come tutti i processi, occorre iniziare e poi sperare che si possano aggiungere altri servizi. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Gulemi, che specifica che occorre fare due considerazioni, ovvero che il Consiglio Comunale non ha mai fatto una battaglia per affidare i poteri alle circoscrizioni e che il sindaco non ha mai dato un vero peso politico al Consiglio Comunale. Si passa al secondo punto dell'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alla seduta precedente, con la lettura del verbale relativo al giorno 10 febbraio 2021, approvata alle 9.51 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 10, votanti 10, voti favorevoli 10. Alle 9.52 esce il presidente Sant'Angelo. Presiede la seduta il vicepresidente Andrea Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale la signora Sarrica. Si passa al terzo punto dell'ODG, ovvero interpellanze e pareri, con il parere avente per oggetto concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi per il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo, ai sensi della legge LR 2593, settimo bando 2016, avviato con DGC numero 177/2016, modifiche al regolamento, con snellimento delle procedure di attuazione degli interventi in graduatoria, settimo bando, nelle more dell'assegnazione delle risorse in bilancio e della concessione del contributo comunale, anche per la sezione non residente della graduatoria proveniente dell'area tecnica della rigenerazione urbana e delle opere pubbliche, ufficio città storica, unità organizzativa, contributi LR 25/93, protocollo 47231 del 21 gennaio 2021. Il consigliere Bruschetta prosegue la lettura del parere leggendo il regolamento fino all'allegato A, articolo 4.2, chiede la parola il consigliere Lardi, che informa che gli operai della Reset stanno effettuando il diserbo presso la villetta adiacente alla via San Filippo, operazione richiesta da più consiglieri. Esauriti gli argomenti, alle 10.20 il presidente chiude la seduta. Perfetto. La possiamo porre ai voti sempre per appello nominale, dottoressa? Sì. Procediamo all'appello nominale per l'approvazione del verbale del 16 febbraio 2021. Sant'Angelo. Approvo. Gulemi. Favorevole. Adelfio. Adelfio era presente. Sì, era presente. Al microfono disattivato. Favorevole. Stimito favorevole. Bruschetta. Approvo. Ilardi. Favorevole. Rester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. La Rappa non c'era. No. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli. Perfetto, perfetto. Presidente, posso prima che magari poi... Sì, sì, prego, sì, prego, prego, prego. Niente, Presidente, volevo ricordare che noi abbiamo mandato un invito all'assessore Petralia per quanto riguarda, sì, sì, diciamo, l'impianto sportivo. Lui purtroppo non è potuto venire,
però non abbiamo avuto più riscontro. Questa situazione purtroppo col tempo, i lavori proseguono abbastanza celermente, perché se prima c'era un solo operaio, due, da circa un mese e mezzo la squadra, diciamo, è completa, quindi siamo ancora fermi aspettando appunto che venisse formulato quel famoso bando affinché venissero appunto date in consegna, diciamo, l'impianto. Ora, secondo me appare evidente che noi dovremmo anche formulare una richiesta di invito alla Commissione Sport, che più di una volta si sono recati sul posto, e anche loro responsabilizzarli, perché, diciamo, oltre al, diciamo l'assessore, che chiaramente, per carità, però se noi pensiamo, caro Presidente, che a giugno è stato fatto un bando per quanto riguarda i parchi, se si ricorda, sì, sì. Per quanto riguarda i parchi in cui bisognava investire i ragazzi, i giovani, parlo di Bonagia, il parco, diciamo, della Favorita, dove dovevano essere appunto date a delle associazioni la possibilità di svolgere attività, di fare attività, diciamo, all'aperto. A tuttora, da una richiesta fatta, non è partito nessuno di questi, quindi a volte, molto spesso, alle parole o anche, diciamo, a certe delibere, iniziative, diciamo, poi il risultato è nullo. Ecco, secondo me, appunto, responsabilizzare anche la Commissione Sport, fare un incontro con, diciamo, Petralia, se non sarà possibile farlo, diciamo, in un giorno, diciamo, di mattina o nella tarda mattinata, però al più presto è giusto che finalmente si possa in essere l'argomento, venga appunto parlato, perché non possiamo più aspettare. Se i lavori a fine mese finiranno, non ci sarà nessuno che potrà salvaguardare questo impianto, che purtroppo sappiamo benissimo che hanno speso un sacco di soldi, e quindi 300.000 euro che io sappia, e quindi non si può lasciare in abbandono. Grazie, Presidente. Sì, prego. Sì, concordo in pieno, anzi ti ringrazio, consigliere, per il suo intervento. È chiaro che noi la nostra parte la dobbiamo fare fino in fondo, però l'abbiamo fatta, cioè continueremo a farla, però dico, abbiamo mandato diversi inviti all'assessore. Evidentemente l'assessore in questo momento ha, non lo so, impegni, evidentemente per non rispondere a quelli che sono i nostri inviti, nonostante lui si era fatto carico di portare avanti e spingere più possibile velocemente sull'affidamento di questa struttura, perché il rischio è che subito dopo la consegna dei lavori venga nuovamente vandalizzata. Io, a dire il vero, non ho spinto più di tanto in questi due giorni, in questi due ultimi due giorni, perché il Comune di Palermo e il Consiglio Comunale sta affrontando la questione decentramento, che in questo momento sta entrando nel pieno della discussione, creando non pochi problemi a quello che è la vita quotidiana del Consiglio Comunale, perché è apparso a tutti che l'avere ricevuto il commissario all'interno delle istituzioni, a parte la Regione Sicilia, che in qualche maniera, come dire, ammonisce il comune per non avere espletato quello che erano le funzioni in pieno di una legge, è evidente che il comune sta cercando di correre ai ripari, anche perché i tempi sono molto stretti. A quanto pare c'è una discussione molto accesa in Consiglio Comunale già da due giorni, legata principalmente a quello che è il bilancio della circoscrizione, dove noi, Presidente, abbiamo in qualche maniera desistito e fatto un po' un passo indietro per evitare che questa discussione vada avanti per le calende greche, e quindi cercare di accelerare un pochino il processo, dando la possibilità di evitare il bilancio vero della circoscrizione, mettendo un come dire,
quelle che sono le risorse direttamente nel PEG del Consiglio Comunale, quindi evitando così un passaggio enorme e quindi accelerando il processo. Speriamo che questo avvenga e quindi che si riesca in qualche maniera ad accelerare il processo e quindi non insistito più di tanto, però nulla vieta che possiamo nuovamente, dottoressa Calderone, mi rivolgo a lei, invitare per l'ennesima volta l'assessore e capire un po' anche fra una settimana se c'è la possibilità di fare questo incontro. Va bene, a fine seduta poi... Perfetto, perfetto. Ci sono altri interventi? Rispetto a questo, Presidente? Sì, sì, certo, certo. Rispetto a questo e anche rispetto a quello che è la discussione in Consiglio Comunale per il decentramento. Dico perché è chiaro che noi sicuramente, dico in qualche maniera, speriamo di no, ma sicuramente ci metteranno nelle condizioni di poter mettere o presentare degli emendamenti da parte dei capigruppo della maggioranza. Emendamenti rispetto alla delibera che dovrebbe votare il Consiglio Comunale? Certo, certo, certo. Allora, il Consiglio Comunale intanto deve votare il documento che noi avevamo stilato ai tempi su quello che è il decentramento. Però a quanto pare ci sono dei punti, tipo questo del bilancio, che diventa un po' complesso perché noi siamo anche in mancanza di ragioniere all'interno della circoscrizione. Non capito. Quindi non lo so che cosa succederà nei prossimi giorni, però insomma la discussione c'è. Però dico, se possiamo prendere anche gli spunti da parte vostra e portarli in discussione, diciamo assieme agli altri presidenti, lo possiamo fare. Ok? Vabbè, rispetto a quello che noi avevamo votato in consiglio. Certo, dico, secondo me ci vorrebbe un confronto nuovamente tra... E penso che lo si stia facendo tra i presidenti delle circoscrizioni e in realtà secondo me bisognerebbe sentire pure nelle vie brevi i vari capigruppo questo verrà fatto, credo che oggi stesso verrà fatto. Ci vedremo in videoconferenza sicuramente, però penso che va fatto. Certo, questo è un passaggio che va consumato assolutamente. Ma se c'è unità di intenti tra i vari presidenti delle circoscrizioni, dico chiaramente ci affidiamo appunto alla linea, però se non c'è unità di intenti noi facciamo il nostro percorso invitando i vari capigruppo, la commissione preposta. Dico, sì, ma Andrea, discorso aperto. Rimangono altri 4 giorni. Oggi siamo a giovedì. Capito? No, abbiamo tempi molto ristretti. Problema, secondo me, va affrontato in maniera diversa, perché ho l'impressione che la maggioranza in Consiglio Comunale sia molto, 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 molto risicata. Ecco qual è il dubbio che sto cosa venga approvato, perché dico, i numeri parlano chiaro, la matematica non è un'opinione, giusto? Quindi se i numeri ci sono, ecco perché stiamo cercando di coinvolgere anche la parte della minoranza, sperando che venga accolto. Posso, Presidente? Sì, prego, prego. Chiaramente questo è un tema che, diciamo, da molto tempo che va discusso, però secondo me i cardini principali sono quelli, appunto, come diceva lei poco fa, problema di bilancio delle circoscrizioni o meno. Cioè, si parla sempre, però se non si risolve il problema del bilancio, che poi alla fine, appunto, nelle circoscrizioni non c'è la ragioneria dove si può affrontare un discorso. Si possono dare, possiamo chiedere tutte le deleghe che vogliamo a livello per quanto riguarda, voglio dire, appunto, lo sport, vogliamo dire la cultura e tutto quanto, però se poi non abbiamo capitoli di spesa,
voglio dire, non abbiamo la possibilità, e in tutti questi 4 anni e anche nel bilancio non si è mai affrontato una problematica in tal senso nel cui noi possiamo avere delle somme nelle quali possiamo sfruttare, cioè il decentramento, voglio dire, vogliono emendamenti, vogliono un consiglio da parte nostra, per carità, è giusto che sia, però nel momento in cui chiaramente non c'è la possibilità, abbiamo capito che a priori non venga messo delle somme a bilancio in cui queste deleghe poi effettivamente saranno sviluppate. Secondo me, appunto, possiamo fare tutti i discorsi, perché io mi ricordo che a suo tempo, se non sbaglio, è venuto la Calì, non mi ricordo, abbiamo avuto anche una riunione all'inizio della consigliatura, e ci proponevano proprio il problema, diciamo, dei fondi, delle situazioni, e quindi ecco, secondo me il Consiglio Comunale non ha voluto realmente approfondire questo problema, perché se fosse stato approfondito in maniera, perché danno, ultimamente ho sentito anche notizie che danno la colpa alle circoscrizioni in cui non hanno voluto dare dei propri suggerimenti, però penso che alla radice c'è una mancanza, appunto, del Consiglio Comunale di fare una svolta, e quindi della Giunta, l'amministrazione insieme al Consiglio, appunto di dare una svolta. In questi 4 anni completamente non hanno voluto affrontarlo. Ora si chiede, ora il commissario che regolamento potrà effettuare sulla circoscrizione, sul decentramento? Io francamente non so, potrà mettere dei punti che però non avranno uno sviluppo a livello, diciamo, contabile, a livello di amministrazione, almeno io la vedo così. Quindi anche apprendo, diciamo, il consiglio fatto dal consigliere Gulemi, appunto, dovremmo avere insieme ai consiglieri comunali un ragionamento più approfondito per capire meglio, ecco, perché loro ci chiedono suggerimenti, ma poi sulla base di bilancio non c'è la possibilità di spesa, non abbiamo una ragioneria all'interno della circoscrizione che può svolgere un lavoro del genere. Siamo sempre all'inizio, secondo me. Grazie. No, ma è chiaro che su questo, dico, non ci piove, che sul fatto che il Consiglio Comunale non abbia avuto la volontà di portare avanti questo. Ma su questo, perché sennò non sarebbe arrivato il commissario, ecco. Quindi il fatto che sia arrivato il commissario è proprio l'inefficienza e la non volontà del Consiglio Comunale nel voler affrontare questa questione. Ecco. Poi sul discorso, su quelle che sono i parametri, i criteri, quello è un'altra discussione. È chiaro che va fatto un confronto, anche se il confronto è stato fatto, ma non una volta, ma tante volte. Noi abbiamo avuto anche confronto tra la maggioranza, il sindaco e la giunta. Dico, no, su questo li abbiamo avuti i confronti, però è chiaro che è evidente ed è emersa la scarsa volontà di voler portare avanti tutto questo. Quindi ci ritroviamo qui proprio per questo motivo, perché il Consiglio Comunale non ha avuto la volontà. Poi sul discorso di chiederci aiuto, nessuno ci chiede aiuto, non è un fatto di chiederci aiuto, però se noi possiamo migliorare quello che è il testo per l'approvazione, avendo dei suggerimenti noi in questo momento, diciamo, di fretta, ecco, lo possiamo fare. Però i tempi sono stretti, io sarei contento se già venisse approvato questo documento che noi abbiamo stilato tempo fa, quello che è la modifica del regolamento. Sì, così per come, appunto, perché poi dobbiamo iniziare, E infatti, secondo me è tutto iniziare, partire, e poi eventualmente se si deve modificare si modifica anche con un euro a bilancio, dico, sì, importante, sì. Che poi si trovano le soluzioni. Assolutamente, sono convinto, sono d'accordo. Il fatto è bypassare quello che è il mandato vero e proprio alle circoscrizioni per un decentramento vero e non amministrativo, ecco. Ma un decentramento politico, ci vuole un sindaco un assessore con gli attributi che dispone per tutto, lo portava in consiglio comunale, gli dava tanto
di pubblicità, di risonanza alla cittadinanza, facendo passare il messaggio che sarebbe stata una soluzione importante per la città, e la prova dei fatti al Consiglio Comunale, punto. Dico, figurati se un'amministrazione come Palermo non ha esperti nel come dire, nel stilare un che vada, diciamo, a soddisfare quelle che dovrebbero essere, diciamo, le richieste. Poi. No, io sono convinto, e lo ripeterò sempre ad alta voce, è stata scarsa volontà nel voler affrontare questo argomento. Nove anni, Presidente. Infatti, è stato tutto qua il ragionamento, perché non c'è, io non credo che gli altri comuni sono più virtuosi rispetto al comune di Palermo, no. O abbiano degli scienziati superiori rispetto a quelli che hanno il comune di Palermo. Non c'è stata volontà, Presidente, non c'è stata volontà, bravo. È stata scarsa volontà. No, non c'è stata, non c'è tuttora, Presidente, non c'è la volontà. Sono obbligati e sono commissariati, non ce lo dimentichiamo. Dico, in 4 giorni rimanenti devono completare un atto che non hanno voluto mai in 9 anni. Dico, come dice il collega Gulemi, noi le indicazioni le abbiamo date, abbiamo modificato il regolamento, le basi ce l'hanno, che prendano quel regolamento e lo approvino. Dico, questa è la soluzione. Ancora fanno melina perché giustamente, dico, ancora devono mettere i bastoni tra le ruote, e andrà a finire, Presidente, che sarà la gatta poi dando la colpa giustamente al commissario, che sarà la gatta frettolosa che ha partorito i gattini ciechi. Nel senso, vabbè, noi in 3 giorni abbiamo dovuto fare quello che non abbiamo fatto in 9 anni, prendetevi questo e ve lo tenete. Questa è pure la mia paura, Presidente. Stiamo piangendo le conseguenze di un immobilismo totale, Presidente. Assolutamente sono d'accordo, però sai, è un primo passo. Cioè, nel senso che magari venga approvato questo. Se c'è l'approvazione, perché io ho invece un'altra paura, un altro terrore, che si apra la discussione, visto che, diciamo, viene incardinato in quella che è la discussione del Consiglio Comunale all'ordine del giorno, è possibile pure che questa cosa venga portata avanti per parecchio tempo. Ok? Se la maggioranza non riesce ad approvarlo, perché tutto là sta, la discussione è tutta incentrata sul fatto che la maggioranza possa avere i numeri per approvarlo. Perché se la maggioranza lo approva, a posto, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che è quello della, come dire, di dare mandato alle circoscrizioni sul decentramento. Poi quelle che sono le modifiche all'interno, questo si può affrontare, però è già un primo passo, un primo obiettivo. Okay. Dico, ci saranno i capigruppo che faranno delle dichiarazioni in merito a questo? Certo, assolutamente sì, penso, dico, ma assolutamente, se la discussione è in aula, assolutamente ci deve essere, giusto? Ma scusate, nelle altre città che sono stati commissariati pure i consigli comunali, se non sbaglio, in una, non mi ricordo se Messina o Catania, il commissario poi alla fine si è sostituito al consiglio comunale e ha agito il commissario stesso, quindi c'è pure questo rischio. Assolutamente, però solo per la questione del decentramento. Okay, dice, non è che viene commissariato. No, io mi riferisco solo al decentramento. No? Sì, ma difatti questo c'è in atto. In atto il commissario sostituisce il consiglio comunale. Sì, però il commissario è stato sollecitato, non ce lo dobbiamo dimenticare, dai presidenti di circoscrizione. No, sì. Sì. Ma va bene. D'accordo, dottoressa Calderone. Dottoressa Calderone, mi sente? Sì. Va bene. Può predisporre gentilmente la mia uscita? Sì, va bene. Alle 10.03 esce il Presidente. Grazie consigliere. Prego. Buona giornata, buon lavoro. Buongiorno. Anche a lei, Presidente. Buongiorno. Va bene, proseguiamo con i lavori. Riprendiamo la lettura della proposta. Zappa di... sempre assente? Sì, vero? Zappa?
E proseguiamo con la lettura della proposta di delibera che stava leggendo il consigliere Saverio Bruschetta. Sì, mi sente, Presidente? Sì. Noi eravamo arrivati, diciamo, a leggere, un attimo che lo prendo, il regolamento per quanto riguarda la concessione dei contributi, il testo integrativo con le modifiche. Siamo arrivati all'articolo 4, avevamo letto il punto 2, e quindi continuiamo col punto 3, che parla per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro parziale, di ristrutturazione parziale, come individuati dai piani urbanistici attuativi, il contributo è così determinato. Euro 70 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa per i proprietari e consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia inferiore a euro 50 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa. B. Euro 40 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa per i proprietari e i consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a euro 50 ed inferiore a euro 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, euro 25 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa, per i proprietari e consorzi di proprietari il cui reddito annuo sia superiore a 70 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata o parte di essa. 4. Per gli interventi di restauro e ristrutturazione come individuati ai piani urbanistici attuativi, il contributo è determinato in euro 220 per ogni metro cubo del volume complessivo edilizia recuperato, parte di essa per i proprietari e consorzi proprietari, cui il reddito sia inferiore a euro 50 per ogni metro cubo complessivo dell'unità edilizia recuperata. Euro 160 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'edilizia recuperata, i consorzi e proprietari il cui reddito annuo sia inferiore a euro 50 e inferiore a 70. Euro 100 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperata e parte di essa per i proprietari e consorzi il cui reddito annuo sia inferiore a 70 per ogni metro cubo complessivo. Punto 5. La parte dei contributi conto capitale è prevista solo per gli interventi di restauro ripristino della facciata degli edifici, nonché per quelli relativi al restauro delle coperture e al consolidamento delle strutture portanti, intendendosi con questa definizione gli elementi di fondazione, le murature portanti, le scale e i solai. Limitatamente agli interventi relativi al restauro delle coperture intere unità edilizie, il Comune può erogare ai proprietari senza limitazione del reddito un contributo il cui importo massimo complessivo è stabilito in euro 150 al metro di effettiva copertura. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture non consentono il riconoscimento di contributi in conto capitale. Per gli interventi in cui il comma 5 del presente articolo, i contributi in conto capitale incidono per il 50% sull'importo massimo complessivo dei contributi stabiliti al presente articolo. L'importo del contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere il 50% dei costi analiticamente computati e approvati contestualmente al progetto relativo alle opere di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso di unità immobiliari con proprietà di più persone fisiche, il reddito annuo per metro cubo di cui al comma 2 del presente articolo deve essere determinato dalla sommatoria delle porzioni di reddito di ciascuno calcolato in proporzione alle quote di proprietà posseduta. Al fine della determinazione della volumetria degli edifici si considera il volume espresso in metri cubi, comprendente tutti gli spazi calcolati al filo esterno delle strutture perimetrali, orizzontali e verticali, fuori terra e interrate, vuoto per pieno fino all'altezza massima della linea di gronda con esclusione delle opere di fondazione e sostegno delle terre, nonché dei cortili e delle chiostrine. Articolo 5. Determinazione del reddito familiare. Per la determinazione del reddito familiare si tiene conto del reddito complessivo percepito nell'anno precedente a quello del quale viene presentata la richiesta di contributo. Le tratte euro 3.000 per ogni figlio a carico è calcolato al 60% nel caso di lavoratore dipendente e pensionati. Si intende per reddito complessivo la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, richiedente, beneficiario, consorzi, proprietari, percettori di reddito quale
risulta dalle singole dichiarazioni. Per la determinazione del reddito va sottratta per ogni familiare a carico alla data di pubblicazione della legge regionale 1 settembre 93-25 una quota pari a euro, cioè 10 per ogni metro cubo del volume complessivo dell'unità edilizia recuperato parte di essa. Articolo 6. Criteri. L'amministrazione procede alla concessione del contributo nel rispetto dell'ordine cronologico delle istanze e riconosce priorità assoluta alle istanze presentate ai proprietari residenti nel centro storico. Nel caso di istanze presentate da consorzi di proprietari o da più proprietari riuniti in condominio, queste si intendono presentate dai cittadini residenti se almeno il 50% della proprietà appartiene ai cittadini residenti. Nel caso di istanze di pari data, sarà privilegiata l'istanza relativa a interventi sull'intera unità edilizia per ordine di crescita volumetria. 2 bis, dopo l'ordine cronologico della residenza, ai sensi per gli effetti di quanto già statuito dal Consiglio Comunale con deliberazione 548 del 31/8/2010, per la stesura della graduatoria verrà data precedenza alle istanze relative a un'unità edilizia fortemente degradate, di cui siano state emanate ordinanze di pericolo accertato e o di sgombero alle quali il destinatario abbia dato spontanea esecuzione. Nel caso in cui i criteri enunciati nei commi precedenti non dovessero essere sufficienti, saranno privilegiate le istanze presentate ai soggetti residenti al centro storico. Da un maggior numero di anni per i consorzi saranno privilegiati quelli costituiti da un maggior numero di residenti. Articolo 7. Obblighi e decadenze. L'erogazione del contributo a favore del proprietario residente è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario ad abitare l'immobile oggetto dell'intervento per 10 anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a pena di decadenza del contributo. L'erogazione del contributo a favore del proprietario non residente che abbia la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento è subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte del beneficiario ad usare personalmente l'immobile secondo le destinazioni d'uso prevista negli strumenti urbanistici per 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a pena di decadenza del contributo. Nel caso in cui il beneficiario non residente non abbia la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 8. Gli obblighi derivanti al presente articolo devono essere espressamente previsti nei contratti di mutuo accessi dai richiedenti con gli istituti e le società creditizie che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Palermo secondo le disposizioni dell'articolo 13 del presente regolamento. Gli obblighi derivanti al presente articolo hanno effetto per i successori a qualunque titolo nelle disponibilità dell'immobile. In caso di morte del proprietario e di successori non residenti, sono fatti salvo solo gli obblighi previsti al comma 3 del presente articolo, gli stessi obblighi di cui sopra dovranno essere assunti dai nudi proprietari. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo. Gli obblighi assunti al beneficiario del contributo devono essere trascritti nelle forme di legge. Decade dal contributo chiunque abbia reso dichiarazioni false e non veritiere. In nessun caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui si chiedono i contributi, sia in conto interesse che in conto capitale, è possibile l'alienazione, a meno di rinuncia ai contributi ricevuti e relativa restituzione delle somme eventualmente già erogate ai singoli beneficiari. Articolo 8. Convenzione. I beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento, non residenti nell'immobile oggetto dell'intervento, e che ne abbiano la libera disponibilità ai fini dell'erogazione dei contributi, stipulano una convenzione con l'amministrazione comunale con i seguenti contenuti. Obbligo a mantenere l'immobile in regime di locazione per almeno 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Obbligo di applicare un canone non superiore a quello previsto dal regime normativo delle locazioni in legge 43198, articolo 2, comma 2 e 3, successive modifiche e integrazioni. Un espresso divieto delle locazioni transitorie stagionali e del canone libero e non conforme alle destinazioni d'uso dell'unità in base al certificato di agibilità rilasciato o da rilasciarsi. Detta obbligazione vige anche per gli immobili vincolati per il loro interesse monumentale, storico ed artistico, di cui al decreto legge legislativo 42/2000. Tra le residenze compatibili, sempre se non in contrasto con norme straordinarie, è ammissibile la recettività del bed and breakfast, fatta eccezione per pensioni e alberghi,
impegno nel caso di vendita dell'immobile di inserire nel relativo contratto una clausola recante l'obbligo del mantenimento del rapporto locativo per la parte residua di tempo in capo all'acquirente, l'obbligo nel caso di impossibilità di mantenere l'immobile in regime locativo per il periodo di cui è il punto A, di usare personalmente l'immobile secondo la destinazione d'uso prevista nello strumento urbanistico. 2. Nella convenzione deve essere disciplinata la facoltà dell'amministrazione di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo. Articolo 9. Presentazione dell'istanza. Le istanze di concessione del contributo devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale dopo 120 giorni, non oltre il 180° giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso. Al seguente indirizzo, Municipio di Palermo, Ufficio Città Storica, Gruppo Contributi, Legge Regionale 2593, via Torremuzza, numero 20, Palermo. Le istanze di concessione di contributi saranno considerate prodotte in tempo utile, spedite in mezzo raccomandato entro il termine di cui al primo comma, a tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio accettante. L'istanza deve essere redatta in bollo e sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido e contenga la firma. Legge 127-97. L'istanza deve essere corredata da apposito scheda che può essere ritirata presso l'ufficio città storica allegata al presente regolamento. Nel caso di istanza presentata da proprietari riuniti in consorzio, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio. Sulla busta contenente l'istanza, il richiedente deve apporre il proprio nome e cognome, l'indirizzo e la seguente dicitura: istanza per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 125 della legge regionale 1 settembre 93, numero 25, bando 2015. Nella domanda l'istanza deve dichiarare di essere o meno cittadino italiano, di essere o meno in possesso della residenza del centro storico alla data di pubblicazione della legge regionale, con indicazione alla data di inizio della residenza, di essere in possesso del titolo di proprietà relativo all'immobile o di altro titolo che abiliti alla richiesta di contributo. Dichiarazione relativa allo stato di famiglia anche in relazione all'eventuale stato di famiglia a data di pubblicazione della legge della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 42 del 6 settembre 93, qualora ricorrono le condizioni per l'agevolazione articolo 5. Dichiarazione del proprietario dell'immobile nella quale risulti che per l'immobile oggetto del contributo non sono stati richiesti né ottenuti altri contributi erogati in base a altre normative comunitarie, statali e regionali, comunali o altri enti locali. Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rispettare il progetto approvato e tutte le eventuali prescrizioni degli uffici tecnici a utilizzare il contributo concesso per le finalità del presente regolamento. Dichiarazione con la quale il richiedente residente si obbliga ad abitare l'immobile per 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e richiedente non residente a mantenere l'immobile in regime locativo per almeno 10 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Dichiarazione relativa al reddito percepito nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza. Tale dichiarazione deve essere resa a tutti i componenti del nucleo familiare e, nel caso di consorzi, a diversi nuclei familiari. Dichiarazioni se non sono state ammesse, dichiarazione se sono state ammesse in data non antecedenti 5 anni dell'avviso di apertura termine, ordinanza sindacale di eliminazione pericolo o, in alternativa, ordinanza di sgombero. Dichiarazione di impegno comunicare a qualsiasi variazione anagrafica entro 15 giorni dal suo verificarsi, esibendo la pubblica amministrazione a qualsiasi responsabilità per la mancata notifica di atti amministrativi. Il richiedente inoltre dovrà dichiarare di essere o meno persona fisica, di essere o meno imprenditore edile, che sull'unità immobiliare oggetto richiedendo in conto interessi non grava ipoteca, che non risultino nei propri confronti provvedimenti giudiziari, di non avere carichi pendenti, che non è pendente nei propri confronti alcun provvedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, deve essere soggetto ad applicazione di misure di prevenzione, che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale di condanna passata in giudicato, di avere preso visione e conoscenza del regolamento. Nel caso di consorzi, le dichiarazioni del comma 5 devono essere allegate all'istanza presentata. Alla domanda devono essere allegate, accompagnate l'elenco sottoscritto interessato in duplice copia di cui verrà restituita per ricevuta i seguenti documenti: progetto edilizio, relazione tecnica economica, computo metrico. Per le categorie opere previste dal prestatore dovranno essere predisposte apposite analisi prezzi. Per gli interventi di restauro e ristrutturazione, compresi i ripristini parziali e gli interventi parziali,
completamente finitura delle parti di natura condominiale. Il computo metrico estimativo dovrà essere previsto in due distinti capitoli. Il primo relativo alle opere di restauro delle coperture, il restauro delle facciate e consolidamento delle strutture portanti, e il secondo relativo a altre opere. Presidente, mi sente? Sì, fermati qua, l'articolo 10 sì. Lo proseguiamo. D'accordo? Perfetto, volevo dire che diciamo queste, fino ad ora abbiamo letto il regolamento così come era. Sì, e poi a seguire c'è la... con tutti i principi per quanto riguarda le domande e tutte le condizioni affinché appunto venga fatto questo. Ora le volevo dire, l'articolo 10 e diciamo il successivo, diciamo 11 e 12 saranno quelli, diciamo, appunto dove ci sono le modifiche, quindi diciamo a tutti i consiglieri di appunto darne diciamo un'appropriata lettura in maniera tale che domani, secondo me, che ne pensa? Possiamo, no, diciamo... sicuramente proseguiremo, perché come dici tu, diciamo a seguire l'articolo 10 in poi è la parte dove che è stata più soggetta 10, 10, 12, a dove proposito. Sono state fatte le variazioni. Perfetto, va bene, allora proseguiamo la prossima giornata utile di consiglio. Va bene, buona giornata a tutti, arrivederci. Buongiorno a tutti, buongiorno.